cross in mezzo da parte di Cambiaso, Orsolini controlla Baluccio e poi Posch trova il gol del vantaggio, era nell'aria e arriva l'1-0 del Bologna al 37esimo, terzo gol in campionato del 25enne austriaco. Bologna 1, Spezia 0. Dominguez, bello il taglio a servire Orsolini, è solo davanti a Dronkowski e questa volta lo batte in maniera regolare. Bologna 2, Spezia 0 al 77esimo, quarto gol in campionato per Orsolini che festeggia sotto la sua curva. Diabro va ad arrivarci, Giandre, seconda palla per Koulibaly che la butta lunga per Candreva. Dia si coordina! Che gol di Boulet! Dia lascia andare la gamba e fa 1-0 al primo tentativo e sua la prima notifica nella partita. Udan colpito Candreva. Dia cerca Piontek, palla che passa, arriva Vilena ed è 2-0 Salernitana. Incomprensione da parte dei giocatori del Lecce. Cerca spazio, Malè la protegge. Udan, Pezzella, cross basso, Strefezza, Strefezza! Riesce a colpire in qualche modo. 2-1, rimette il Lecce in partita, dice andiamo, Gabriel Strefezza. Lascio l'angolo dentro, colpo di testa in porta di Luperto, come aveva fatto Ebuei con la Samp, palla sul primo palo, sfuca Luperto, 1-0 per l'Empoli. Dietro Cambiaghi, punta la porta, Satriano, controllo, poi Caputo, non può calciare, poi fuori destro di Marin! Gol splendido, dopo quello alla Lazio, stampa questo destro bellissimo, quasi sotto l'incrocio, 2-0 per l'Empoli nel momento migliore del Torino. Nuovo cross, tocca Schurz e la palla rimane buona per il destro in porta di Ricci. Lo ha cercato per tutta la partita questo gol. Ricci in spaccata, la riapre 1-2. Miranchuk, Sanabria a giocare fuori dall'area, sinistro! Un lampo di Toni Sanabria, il pareggio del Toro che in pochi minuti ha rimesso in piedi una partita che sembrava persa. Okereke si gira, cerca spazio per il tiro che parte! Mamma mia! Cremonese in vantaggio! Cosa ha fatto Okereke? 1-0, super gol del 77 grigiorosso, il quinto in campionato, probabilmente il più bello. Parte il cross verso Dzeko che si coordina, Carnesecchi e poi Lautaro, pareggia i conti al 21esimo, è 1-1. La ripresa all'Inter, miracolo di Carnesecchi su Dzeko, nulla potuto però il portiere della Cremonese su Lautaro che va in doppia cifra, sono 10 in campionato. Dzeko, Lautaro in aria, Lautaro! 2-1 Inter, ancora Lautaro Martinez, si carica sulle spalle i nerazzurri, segna una doppietta e permette alla squadra di Inzaghi di passare. Cremonese 1, Inter 2. Boga sull'Eris, mette il cross, colpo di testa di Lukman, palo! E poi Atebur per un altro cross, secondo palo! E segna Böle, 1-0, la sblocca l'Atalanta! Con il secondo gol in campionato di Böle!
Toloi in verticale per Lokman, punta e supera il suo avversario. Lokman arriva in aria, finta il tiro, poi lo effettua e trova l'angolino. Lokman, che azione, ha raddoppiato l'Atalanta ancora con Lokman. Traoré ha visto libero Berardi, palla per lui, è buono il controllo, sta arrivando Frattesi. Berardi punta l'area, in area Berardi sul secondo palo, il tap-in facile facile di Grégoire Defrel e avanti il Sassuolo. Traoré ha visto Berardi, buono il controllo, Frattesi in area, Frattesi 2-0, Milan in bambola, ha raddoppiato il Sassuolo con Frattesi. Calabria, Rebic, Salemakers, Calabria, ecco il cross, Giroud di testa, è un super gol quello di Giroud. Il Milan si aggrappa alla voglia, all'esperienza di Giroud, 2-1. Ecco il cross, primo palo, 3-1, ha colpito chi se non Berardi, un grande classico, i gol di Berardi al Milan sono 11. Va l'Oriente, prende di nuovo 4 gol il Milan, segna l'Oriente, 4-1. Se ne va Berardi, è tutto buono. In area Berardi, una finta. Berardi prepara per Matheus Henrique. 5-1, quinto gol del Sassuolo. Ha segnato anche Matheus Henrique dalla panchina per trovare il primo gol in Serie A Team. Origi dall'altra parte. Calcio a giro, super gol di Origi, 5-2, prova ad addolcire il pomeriggio per quanto possibile questa super giocata di Divock Origi. Tocco laterale per Machin, vede il taglio dentro di Ciurria, controllo e pallone sotto la traversa, stavolta è tutto buono e il Monza è davanti al minuto 18, terzo gol in campionato per Patrick Ciurria, 1-0 Monza. Attenzione a questo scambio, se ne va Carlos Augusto, palla al piede, arriva Dani Mota, velocissimo Carlos Augusto, cerca di fare tutto da solo, l'assist per Dani Mota, si libera di Szczęsny, Dani Mota per il 2-0 Monza, minuto 39, fanno 3 in campionato anche per il portoghese, raddoppio Monza allo Stadium. Transizione micidiale portata avanti da Carlos Augusto e finalizzata da Dani Mota. Va Luis Alberto dentro a cercare una deviazione, ci prova di testa Casale con l'esterno, la Lazio è già avanti dopo 8 minuti, Casale se la prepara lui per andare in porta, la schiaccia a terra e poi con l'esterno sente la porta e lascia fermo sul posto Terracciano, è 1-0. Nico Gonzalez prova ad andare sul sinistro, Nico Gonzalez, palla che rimane un po' sotto, Bonaventura controlla, si accentra, Nico Gonzalez si la porta via, calcia! Che gol di Nicolas Gonzalez, 1-1.
l'ha fortemente voluto questo gol, ha rubato palla a Bonaventura per scaraventarla in porta col sinistro, 1-1, grandissimo gol. Sceglia, la finta, torna indietro Mario Rui, 1-2 che si chiude, Kvaratskhelia, lato corto, entra in area, alza il pallone, secondo palo, Osimhen, in area, Osimhen! Che gol! Victor Osimhen spacca la porta e porta in vantaggio il Napoli! Arriva anche Mancini, il cross in mezzo, in tuffo Kim ad allontanare. Non è finita Zaleski, altro traversone, arriva il Sharawi! Stefano Sharawi! 1-1, pareggia così il piccolo faraone sul cross di Zaleski! Di Lorenzo, centrale per Zaleski, si gira Simeone, in area! Super gol di Giovanni Simeone, fa impazzire il Maradona e di nuovo avanti il Napoli. Peto sfrutta bene il fisico, male la tecnica, Lazovic prova la conclusione, deviazione, pallone che tocca anche la parte della traversa e si infila alle spalle di Silvestri. Grande imbucata per Eizibue, Grambiglia, arriva il pallone per Beto che deve girarsi, aspetta anche Samardžić! Colpo da biliardo, Lazar Samardžić riporta a galla l'Udinese dopo 21 minuti alla Dacia Arena, 1-1.